Cosa è successo quella sera a Marcellina? Esco con Barbara che mi dice: vai via in bici? E io dico: sì, vado via. Allora facciamo un pezzo insieme. E dai, che bello, così sto un po' con la mia collega in bici, che bello, che bello. Allora, togli la catena, metti la luce davanti, metti la luce dietro, togli la borsa, mettila di qua, mettila di là, finalmente sai. Ah, il cappello, importantissimo. Bello. Finalmente salgo sulla bici, crack, la prima pedalata, gnicchi, 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 gnicchi. La bici era completamente bucata. E ho detto: oh no! Ma la come bici o la ruota? Fa? La ruota, scusate, completamente bucata, quella davanti. E io dico: come faccio adesso ad andare a fare la spesa, anche con le borse della spesa e questa ruota completamente bucata? Allora in quel momento ho visto un'idea geniale. Vado dal ciclista. Sono andata dal ciclista e gli ho detto: io devo fare la spesa, però voglio avere la ruota pronta su mezz'oretta. Me la può mettere a posto? Ha detto così. Ha detto: scusi? Una mucca. Però lei deve stare qui, perché faccio subito. E così sono stata lì da lui e mi ha messo a posto la bici. Poi, dato che io avevo il sellino con un grosso spreco che faceva che sì che ogni volta... Dicessi che spreco. Che spreco. Esatto. Che ogni volta che arrivasse la pioggia si inzuppava tutto e poi arrivava in ufficio. Sì. E il culo era bello bagnato per ore. Me e mi dovevo sopportare Marco, mi diceva: accendi la tubetta, accendi la tubetta. Me lo ricordo, sì. Allora ho detto: ci compriamo un bel coprisellino, che così quando piove, che idea, lì l'acqua non arriva. Quanto l'hai pagato? 6 euro. Una busta gratis? Io il sellino ho pagato 5. Il sellino nuovo ho pagato 5.